le puntate precedenti. Ormai non ci sono dubbi. Le monete sono la causa di questi forti malori. Ma come fare per rompere questo ciclo malevolo? La stanza è pulita, libera. Ricorda molto la stanza che ha visto Bren, dove ha incontrato il tipo. Sì. Il tipo è ancora lì. Un po' accasciato. C'è un tavolo di legno. È messo di fianco lui. C'è un'unica sedia sulla quale è seduto lui, ovviamente. Sembra stanco, più che dolorante, provato. È come te lo ricordavi, tunica sgualcita, rossa, rosso scuro, e capello corto, apparentemente marroncino, che ha quest'anno. E appena appena un po' di barba. Appena un po'. Ah, tutti lo vediamo. Sì, sì. Lo vedo anch'io? O io dove sono finita? No, c'è in questa stanza c'è un silenzio totale. Quanto è distante? 15 metri, no? Stanza grandina, grande come la biblioteca, però non è vuota, non c'è nulla. Beh, io... Ah, tranne una serie di libri lungo la parete di sinistra, tutta su degli scaffali, ben ordinati. Candele? No, la stanza però è illuminata. Voi l'avete visto? Beh, diciamo che... Io sono ancora un po'... Beh, allora, scosto, come appena successo. Io, dopo aver fissato un po' nel vuoto lo sguardo dove è scomparsa Misa, mi volto, lo vedo, cerco di coprire la distanza tra me e lui nel minor tempo possibile. Fai un tiro salvezza di saggezza. Eccolo. E lui. Cazzo. Uno! Più? Due. Tre. Pensavo uno meno due. No, perché... Allora, ci sono due problemi. Grazie, Misa. Il primo è che comunque improvvisamente ti torna alla mente il panico e la sofferenza provati la prima volta che sei stata qua, probabilmente a causa di questa persona. E rimani paralizzato per qualche motivo dalla paura, non riesci ad avanzare, anche perché hai la sensazione per la prima volta da mesi, di essere realmente in pericolo. Per la prima volta. È una paura proprio genuina questa. Intrinseca. Come se percepissi un pericolo e per la prima volta fosse reale. Però io sono incazzatissimo in questo momento. Lo so. E lo sa anche lui. E quindi mi blocco comunque. Sì. Dopodiché, con voce stanca, si gira verso di voi. Così, cosa fate di nuovo qui? Anche lui è un tono abbastanza arrabbiato. Cosa hai fatto a Misa? Non ho voglia di dialogare con voi, quindi non perderò tempo in domande stupide. Aspetta, sono venuti qua per un motivo ben preciso. Abbiamo fatto quello che ci hai detto e seguito i tuoi consigli. E alla fine, dopo mille peripezie, siamo tornati qua. Bene. Tu sei l'unica persona che ci può aiutare di nuovo. L'hai già fatto una volta. Non hai capito ancora che non ho più i miei poteri e le mie capacità. Mi sono state sottratte, bloccate, risucchiate. Non posso fare nulla. E noi possiamo fare qualcosa per te? Andarmene e lasciare questa biblioteca. Chi comanda qui adesso? Lord Maros Fialtis è morto. Non è così? Vi posso dire che vi aiuterei molto volentieri. Rispondimi, non è così? Tenete a bada le emozioni.
perché lo sto facendo anch'io e sto facendo fatica. Quindi condividiamo questa fatica insieme, per favore. Se voi pensate di essere in una brutta situazione, pensate che ci sono da molto più tempo di voi. Quando siete arrivati a Norge la prima volta? Settimane fa. Sì. E allora, prima di parlare, pensateci bene. Comunque, non ho poteri da offrirvi. Una volta forse sì, ora non più. Il mio unico compito è difendere questa cattedrale, questa biblioteca. Sembra essere l'unico posto sicuro, forse, come lo era una volta. Lo è ancora? Lo è ancora. Proteggere la biblioteca è l'unica cosa che mi autorizza ancora ad avere i miei poteri. Cosa possiamo fare? Ci sarà pure qualcosa che noi possiamo fare. Mi dispiace. Che cosa intendevi dire quella volta con l'oscurità? Che ho perso. Sono stato soggiogato, raggirato e come uno stupido ho perso. E ora sono qua a fare la guardia a questa biblioteca, dove tanto non entra nessuno, a parte degli stupidi avventurieri che cercano di domande e risposte stupide. Tutto questo tempo che sei rimasto qui non hai trovato un modo per capire qual era la soluzione a tutto ciò? Sono senza poteri, non posso aiutarmi neanche rispondendo a una domanda. Il mio unico scopo, attualmente non potrei sconfiggere nemmeno un fanciullo, figuriamoci aiutare voi. L'unico sprazzo di potere che mi rimane e che posso riacquisirvi grazie al contratto che mi lega è per difendere e proteggere la biblioteca. Un contratto che ti lega a chi? A chi mi ha sconfitto. Pensavo lavorassi per Mavros. Attualmente non ho poteri. Ho fatto un'altra domanda. Sono troppo sconvolta. Nessuno ti ha chiesto di poteri. Però vorrei parlare, ma sono troppo sconvolta. Nei miei poteri c'è anche la conoscenza, che forse è il mio più grande potere. È evidente che non sapete con chi state parlando. Ma neanche la minima idea. Dici il tuo nome. Dici il tuo nome. Così non è una grande subito. Il mio nome è celato insieme alle altre informazioni. Un contratto mi vincola, non posso darvi nessun aiuto. Solamente quando la biblioteca è in pericolo riacquisisco i miei poteri, anche se con delle condizioni. Quindi stai dicendo che se la biblioteca dovesse essere in pericolo tu potresti acquistare il potere? Non l'ho mai detto. Certo che gli avventurieri sono peggiorati negli ultimi anni. Accendo una torcia. Si accende? Sì. Mi avvicina il libro. Dice, finalmente. Si alza subito in piedi, di scatto, lancia via il tavolo. Cazzo, non so trovarvi la foto. Vabbè, poi ve la faccio vedere. Cambia completamente aspetto. Prende fuoco. Intorno a lui c'è un'aura potentissima. La biblioteca è in pericolo. Sono costretto a intervenire. E facendo così allunga la mano verso di te e dietro di te compare una specie di croce celtica, quindi diciamo che ha un cerchio con la croce in mezzo. Vieni sollevato e bloccato completamente, non riesci neanche a fare il tiro salvezza. L'unica cosa che puoi fare è aprire le braccia e rimanere bloccato così, sollevato da terra.
La croce è infuocata, ma non ti sta facendo danni. Spendi la torcia? No, non è più grave. Dovete abbandonare subito ogni intenzione di nuocere a questa biblioteca e dovete uscire da qua immediatamente. Ok, lo faremo, però adesso lei ha acquistato i tuoi poteri, quindi puoi risponderci. Sì, ma questo lo dice con il piano. Questo mi costerà, questo raggiro, quindi non tirate troppo la corda. Comunque chi ne pagherà le conseguenze sono io. Dici che cosa poi rialza la voce. Se per andarvene dovrò rispondere a qualche domanda, lo farò. Basta che poi abbandoniate questo luogo intatto. A quanto cosa... è sollevato Robert in questo momento? 5 metri. Ah, no. Ma posso parlare? Mi dispiace, non posso toglierti la torcia. Sì, però è una bruttissima situazione. Senza non credo che la torcia in mano, sono stato scagliato quando una... Ok, una torcia, quindi no, sarà per te la spenta. Così basta che sì, uscire da questa situazione. E sono sicuro che è molto ben presente nella situazione in cui ci troviamo. Perché se sì, lui invece... Non hai idea di quanto io ne sia conscio. Come ti chiami? Qual è il tuo nome? Mi chiamo Deimos. Come si chiama? Deimos. Aspetta. Che anche questo mi sembra un nome un po' paralicizzante. Aspetta. Deimos. Quella è normale? Demos. Deimos. Deimos. Però sembra un nome anche questo greco, Cosa possiamo fare per uscire da questa situazione? Sembra semi-dio, dal greco. Voilà! Sembra che tutte le strade che stiamo cercando di intraprendere ci portano sempre il nuovo. Era troppo... E cosa sta succedendo? Greek flavor. Quindi è diventato così? Sì. Ah, io... Purtroppo qualcuno mi fa vedere, per favore. Bitte, bitte. Sempre lì, quindi. Libro. Minchia che figo. Cazzo. Ha anche lui col libro addosso, eh? Ma guarda un po'. Dici un luogo e dici un nome. Allora, non potete avanzare pretese, innanzitutto. Quello che vi dirò è perché voglio dirvelo. Poi si gira e dice, ho poco tempo. Sembra molto arrabbiato, soprattutto con voi. Non è possibile arrivare a questo punto e rischiare così tanto. Non c'è cura né risposta per la vostra stupidità. Tuttavia, questo c'è e ne pagherò le conseguenze. E non parlo del mio schiavista. Parlo del futuro, di quello che accadrà. Mavros è un seguace... Era un seguace della bilancia. Sapete di cosa sto riferendo? La bilancia è il simbolo che abbiamo visto anche sui portali. Sì. Sulle monete. Sì. Ti faccio vedere la moneta. Ma non ha riportato una cosa sua. L'ha solo copiata. Anche Mavro sa il padrone. Ecco. Un'entità ancora più oscura. Certo. L'ha aiutato parecchio, ma non è il solo. Questo piano è stato ordito a tre persone. Mavros, il suo socio, quello che voi conoscete come il socio, e questa entità. Non cominciate a fare domande su nomi, tanto non me ne dirò. Veniamo a quel poco tempo che usiamolo per cercare di salvare quello che resta. Mavros. Il suo compito col V
Vi risponde, ma sembra confuso, come se avesse anche lui un milione di informazioni e non riuscisse da che parte cominciare. Tutto è cominciato con la tua famiglia, o almeno è lì che ha preso piede. Mi vuole dire che vieni da una famiglia non proprio onesta. Ma proprio non ne so molto. Io sì, ho visto nascere i tuoi genitori. Un giorno Mavros era in rovina, gli effialti ormai erano distrutti. Questo è vero, allora. Poi indagherete su queste cose. E venne da lui un... venne da lui, è difficile dire. Comunque, un qualcuno, un qualcosa, gli propose un patto. Lui, senza minimamente pensarci, accettò. Gli offrì ricchezza, potere, ma è un ritorno di qualcuno o qualcosa. Quei due avevano bisogno l'uno dell'altro. Mavros avrebbe fatto quello che gli serviva, e questo qualcuno ne avrebbe giovato, ma gli avrebbe dato allo stesso tempo i mezzi per farlo. Tuttavia serviva un qualcosa di terribile, un prezzo enorme da pagare: l'energia vitale delle altre creature viventi, e non mi riferisco agli animali, mi riferisco alle persone. E così Mavros divenne un divoratore di persone. Per farlo però all'epoca c'era una famiglia benestante che era in espansione, aveva denaro, aveva tante attività commerciali, tante persone al suo comando, e mi riferisco alla tua famiglia. Mavros andò, scusate, lo sporco Mavros andò verso Pacifica, dove risiede la tua famiglia, e lì gli propose un patto. All'inizio sembrava un ampliamento della loro attività commerciale, tuttavia molto presto i tuoi genitori si resero conto che non era proprio così. Facevano lavorare le persone, le pagavano anche bene, contadini, chiunque. Li sfiancavano fino quasi a ucciderli. Quando poi erano privi di energia vitale, quindi non potevano ribellarsi, Mavros e l'entità li risucchiavano definitivamente l'energia vitale. Quando le persone sono così deboli non possono fare nulla. Questo andò avanti per un po' di anni. Tuttavia i tuoi genitori a un certo punto decisero che non erano più disposti a fare questo. Ebbero dei ripensamenti, soprattutto tua madre. Tuo padre all'inizio era un po' intimorito perché pensava di non poter più arginare il tutto, perciò continuò ancora per un certo periodo, ma poi anche lui si convinse. Quando le energie vitali cessarono di arrivare, l'entità se ne accorse, e così Mavros andò a far visita ai tuoi genitori. Ne discussero parecchio, ma la visita non fu piacevole. Ricordo ancora la frase che disse: se non siete più disposti a cedere le anime delle persone, le troverò per conto mio, cominciando dalle vostre. E così uccise i tuoi genitori, bruciò il castello, ti abbandonò lì. Mi spiace dirti queste cose. È lì che intervenne la famiglia Teios con una nuova idea. I Teios erano degli abili manipolatori.
La Trinità, diciamo, all'epoca si spostò togliendo i Midnight e lasciando i Theios insieme agli Ephialtis e all'entità della quale non farò il nome. E si accorsero però, soprattutto l'entità, che la quantità di energia fornita, energia vitale dalle persone, era scarsa, era poca, gliene serve una grande quantità. Sono tantissimi anni che l'accumula, ma ogni persona gliene forniva poco. Poi hanno capito perché. Perché l'energia è estratta con la forza. Le vittime non sono consenzienti. E quindi è come un omicidio. Gli serviva un'energia molto superiore, gli serviva l'energia di qualcuno che la cedesse spontaneamente e che quindi fosse maledetto. Sarebbe stata un'energia molto superiore. 10 volte 10, dice la profezia della bilancia. Ma chi sarebbe stato così stupido da cedergli volontariamente l'anima o l'energia vitale? No. Nessuno. Quindi le persone andavano ingannate. Bisognava trovare una sorta di icona, un qualcosa che rappresentasse quello da cedere, quello che si possedeva e quello da donare. E qua si interrompe, comincia come se stesse soffrendo. Poi si riprende. Ho quasi finito il mio tempo. Sta arrivando. Dovete riuscire a uscire da Norwich, ma non fisicamente. Avete ancora una di quelle 4 o 5 monete che vi rimangono? Sì. Lanciamene una. Allora. Non muove neanche la mano, la moneta si ferma in aria a 1 metro da lui. Dal lato piatto. Lui sta guardando in terra, però la moneta si rigira da sola, mostrandovi il lato della bilancia. Cosa vedete? Ditemi cosa vedete. La bilancia. Poi? La bilancia che si appoggia sopra un... acqua o qualcosa di scuro. Ok. Delle nuvole o qualcosa del genere. Un turbine nel cielo. Una parte, un peso che potrebbe essere delle pietre o dell'oro. E dall'altra parte una persona in fin di vita o appena morta. Rompe la croce che ti teneva su e cadi a terra, ma senza grossi problemi. Sta soffrendo in maniera evidente, dopodiché alza di nuovo le mani verso di voi. Ho 2 soluzioni, o uccidervi o scacciarvi. E lo farò adesso. Ma prima ridimmi cosa c'è cosa vedi sui piatti della bilancia? Dalla parte un'anima a destra. A destra un peso che può essere raffigurato con delle pietre o dell'oro. Oro. 10 volte 10. Sono 10. Per ogni persona. Quindi potrebbero essere le monete che ci sono date all'inizio. Metto che erano 100. Esatto, sì. E dall'altra parte? Un'anima, un corpo, un cadavere, una persona appena morta, con delle persone che lo pregano forse. E chi vi dice che sia morto? Chi ha mai detto che sia morto? Chi ha detto che sia un cadavere? Beh, ci sono delle persone che pregano. Uno coricato in un letto. Sì. Quindi vita, morente, ammalato. Forse. Serve per tenere in vita qualcuno. Una persona che dorme. Ora potete andare.
l'ennesimo flash di luce vi teletrasporta davanti a Norge, nella stessa posizione dalla quale siete avete cominciato. È lui. Sì. Anch'io ci sono? Sì. E ah, però. E chi dice che è un cadavere? Abbiamo sempre pensato che fosse un cadavere. Serve per tenere in vita qualcuno. E quindi le monete ci servono. Però io credo che siamo. Le monete servono a loro. Sono che stia dormendo. Sì, ha qualcosa a che fare col sonno. Perché quando una sta dormendo, lui c'ha, c'ha come se avessi capito che era quello. Chi l'ha detto? Eh? Chi ha detto? Io ho detto. Ma contemporaneamente io gli ho detto. Gli ho detto come per tenere in vita qualcuno. Vero. Però quando lui ha detto sta dormendo, poi lo fa, adesso potete andare. Ok, allora è stata la quarta mansione. Sì. Okay. Forse pregano perché si svegli questa persona. O perché continui a rimanere dormiente. Si svegli dal vero dal vero sonno, che è quello che ci sta legando a questo posto. Secondo me lo stanno tenendo in quella condizione invece. Rileggi un po' per favore l'indizio Fedora, non perché ho capito dove era finito l'indizio di febbraio. Si era perso nei meandri della scheda, quindi gliel'ho ridato. No, ve lo do perché effettivamente non ce l'avevo. L'indizio di Fedora aveva detto a Fedora. Ma una vita fa gliel'ha detto. Cosa aveva detto? C'è un momento per l'acume. Ma quando l'aveva detto? Quando no, voi non c'eravate. È nel tuo background. Sì, sì. Ah, il background è purtroppo non mi ricordavo una cosa del mio background. Okay. C'è un momento per l'acume ed uno per la prudenza, ma non ovunque. La ragione ti salverà in tutti i regni, tranne in uno. Tutti i regni, tranne in uno. Regno o mondo, Però regno, visto che c'è una famiglia reale, regno. Tranne. Te l'ha detto in una fase dove. Tranne nel regno onirico. Quindi praticamente noi questa cosa facciamo qui non funziona. No, quindi siamo noi quelli addormentati. Esatto. Quindi noi per svegliarci dovremmo spendere tutte le monete avere tutte le monete. Allora, oppure farci ammazzare. Noi siamo tenuti, ci stanno tenendo, siamo noi che stiamo nutrendo l'entità in questo momento. Sì, infatti lei si sta nutrendo di noi. Noi giriamo come la merda nei tubi. E intanto con la nostra energia teniamo in vita l'entità. Quindi questo vuol dire che comunque Mavros, che è frutto dei nostri sogni, praticamente siamo stati pagati per rimanere in questo stato sostanzialmente. Cioè noi rimaniamo un circolo. Veniamo pagati, spendiamo e senza che. Qualcuno ve l'aveva detto, ricordate, quanto vale la vita di un uomo? 20 monete. No, 100. Vabbè, 100 in questo caso. Hai capito come rompiamo il loop? Quando non veniamo più pagati, quando non abbiamo più monete? Io o quando le abbiamo monete, tutte? Mi sa che quando. Se vuoi rimanere senza ce la fai tranquilla. Eh sì, basta dalle. O quando superi. Però non è detto. Le 100 e che adesso cosa succede se tu superi le 100 monete? Non possiamo più tornare indietro. Abbiamo 100 monete fra tutti? Cazzo, né 0 0, 15 20 20 sono 40 50 comunque da quello che vi ha detto lui io spero sia chiaro fondamentalmente. Allora, premesso che vi ha risposto a parecchia roba, sì, poi è chiaro che può essere approfondita, però sì. Già ha tolto parecchi grumi. Il problema, avrei voluto fare altre domande, però il problema è che
quelle 100 monete fondamentalmente siete voi. La nostra energia vitale. Una volta finiti abbiamo il reset. Sì. La Norege che vorrei, dove siamo venerati come dei, dove il sole splende tutto il dì, tutti sorridono quando passiamo di lì. La Norege che vorrei, dove ogni donna ammicca come per dire te la darei, dove trovi chi ti ama e per poche monete alza la sottana. La Norege che vorrei, dove scompaiono le cicatrici eppure i nei, dove trovi la zia che ti manca, impari nuovi incantesimi e non ti senti mai stanca. La Norege che vorrei, dove incontri il nemico alle sei, dove ti basta calar la lama per spiccare la sua testa e soddisfare la tua brama. La Norege che vorrei esiste solo nei sogni, amici miei. Tutto questo pare una storia ben raccontata, ma spalmate l'olio sacro e preparatevi all'inculata.